Sesta edizione per l'Orolio, concorso regionale per produttori di olio extravergine d'oliva. Sabato e domenica gli appuntamenti a Lanciano per il premio packaging e domenica mattina a Loreto per il concorso L'Orolio 2011. 121 gli oli in gara, un numero che conferma il trend in crescita, come spiega Marino Giorgetti dell'Agenzia Regionale di Sviluppo Agricolo ARSA, responsabile tecnico di L'Orolio. A dire la verità, già dal 2006 ci siamo attestati intorno ai 102 partecipanti fino ad arrivare ai 121 di oggi, suddivisi nelle quattro categorie: extravergine, DOP, biologico e monovarietale. Mauro Febbo, assessore all'agricoltura, sottolinea l'importanza del premio anche nella difesa del miglior rapporto qualità-prezzo. Ma il rapporto qualità-prezzo sicuramente, perché è vero sì che ci sono oli che fanno concorrenza, ma sono oli che sull'etichetta magari scrivono extravergine d'oliva, ma non sappiamo da dove provengono, come sono fatti, soprattutto anche la qualità del trasporto, la qualità dell'igiene. La differenza è minima, è talmente diciamo sottile nel consumo annuo, che credo che i benefici rispetto, diciamo, al maggior esborso, se così si può chiamare, credo che veramente siano esaltanti. Remo Giovanetti, sindaco di Loreto Aprutino, ripercorre in sintesi la storia del concorso L'Orolio. È iniziata nel 2005 un po' in sordina, ma che ha avuto già in quell'anno grossi risultati. Lei ha verificato dall'Orolio in poi una ricaduta positiva per la città? Sì, d'altronde la tradizione di Loreto Aprutino con l'olio ormai risale a molti secoli fa, e in effetti già nel 1880 abbiamo traccia addirittura di esportazione dell'olio non solo in Europa ma addirittura negli Stati Uniti.